Non esiste un torto e nemmeno una ragione. Ci stiamo già arricchendo se c'è la tua opinione. La sola verità che il calcio può segnare è quella dei tifosi che possono parlare. Sorrisi e palloni, la voce dei tifosi. Sorrisi e palloni, che grida la passione. Sorrisi e palloni, e Napoli nel cuore. Sorrisi e palloni, che ci rende orgogliosi. Eccoci qua, benvenuti da Bruno Gaipa, Sorrisi e Palloni speciale Inter Napoli, aspettando il big match alla Scala del Calcio domenica sera alle 20:45 nel posticipo della 16ª giornata. Speciale appuntamento che arriva nel palinsesto di Capri Event, ovviamente nella programmazione ordinaria di Sorrisi e Palloni, ma ci vedrete anche un po' spalmati nel palinsesto del 271 del digitale terrestre. Perché? Perché la sfida di Milano rappresenta certamente un crocevia importante per la stagione del Napoli, perché Inter-Napoli è anche la sfida all'interno della quale si stabilirà ovviamente il ruolo di anti-Juve. Si accomoda al mio fianco da www.pianetaazzurro.it, è sempre con me tutti i mercoledì, sia su Radio Punto Nuovo, sia qui negli studi di Ercolano di Capri Event, la, diciamo così, donna del pallone del nostro circuito, ovvero Maria Grazia De Chiara. Buonasera. Buonasera a te Bruno, buonasera ai nostri amici telespettatori. Siamo pronti per questo percorso, una puntata speciale, una puntata dedicata a Inter-Napoli, non perché snobbassimo il PSV Eindhoven con il quale Napoli gioca in Europa League, ma perché ci sembra doveroso, anche perché si arriva dopo 15 giornate di campionato a questa sfida con 2 punti di distacco dal primato della Juventus, 35 punti per i bianconeri nelle prime 15 gare, 33 per il Napoli nelle prime 15, un avvio di stagione esaltante, un avvio pari soltanto al Napoli dello Scudetto. Tanti sono i paragoni che si sprecano ovviamente con il Napoli che ha vinto tanto di Diego Armando Maradona, ma questo Napoli è ben cosa diversa da tutti i profili. Questo Napoli ha un simbolo, il simbolo è Edinson Cavani. Allora, prima di chiamare il nostro ospite di questo speciale e ovviamente farvi anche vedere tutte le nostre schede relative allo speciale Inter-Napoli realizzate in collaborazione con www.soccermagazine.it, Gennaro Arpaia tra tutti, voglio chiedere a Maria Grazia De Chiara che idea si è fatta di questo appuntamento in giacca e cravatta, lo possiamo dire, col campionato di Serie A per la squadra di Mazzarri. Si va a Milano a sfidare l'Inter di Stramaccioni, che è l'unica squadra ad aver battuto la Juventus nel proprio stadio ed aver, diciamo, l'unica ad aver anche poi rotto l'incantesimo dello Juventus Stadium. Allora, tu hai detto in giacca e cravatta, io invece sono in giacca e camicia, quindi comunque, guarda, hai perfettamente ragione, è l'unica squadra ad aver battuto la Juventus, soprattutto ad aver sfatato un po' il tabù della Juventus, visto e considerato che non perdeva da tantissimo tempo. Però, guarda, ti posso dire soltanto una cosa, io vedo comunque un Napoli in grande crescita, mentre invece l'Inter non ha ancora una certa continuità di rendimento oltre che di prestazioni sul campo, quindi penso che comunque se il Napoli gioca come sa sicuramente può fare risultato anche a Milano. Quanto è complicata questa sfida ce lo raccontano i nostri servizi, tra poco poi sentiremo anche il parere di un centrocampista dell'Inter degli anni 70, parliamo di Evaristo Beccalossi che ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il suo punto di vista su questa sfida. Prima però vorrei, con la regia di Gianni Orefice, Gerardo Tucci ed Antonio Siciliano, quest'oggi abbiamo il tridente per questo speciale di Inter Napoli targato Sorrisi e Palloni su Capri Event 271, farvi così vedere la presentazione del match. Presentiamo Inter-Napoli, sfida della 16ª di campionato. Inter-Napoli è la partita del turno, quella che non vuol dire niente ma vuol dire tutto. Alla Scala del Calcio le partite hanno sempre un valore, soprattutto quando a scendere in campo sono gli interpreti migliori che il nostro campionato possa vantare. Da una parte Milito e Cassano, dall'altra Cavani ed Hamsik, stelle brillanti sul palcoscenico migliore. Inter-Napoli arriva sul rettilineo della fine del girone d'andata. I nerazzurri, dati troppo spesso e troppo facilmente per spacciati all'inizio del torneo, hanno invece dimostrato come la bontà di un progetto tecnico possa prescindere da investimenti multimilionari.
Stramaccioni ha dato prova di avere capacità da grande allenatore, pagando poco anche la poca esperienza a questi livelli, forse il suo unico difetto. Certo, negli ultimi turni i nerazzurri hanno avuto un calo di prestazioni che ha portato alle sconfitte di Bergamo e Parma e alla prova incolore nell'ultimo turno col Palermo. Ma questa squadra ha abbastanza risorse per tenere testa a chiunque. Chiedere alla Juve. Calo di prestazioni che invece sembra aver superato il Napoli, proiettato dalla cinquina al Pescara di nuovo alle spalle della capolista. Mazzarri recupera ad uno tutti i suoi interpreti e può contare su un Cavani che al momento sembra vedere la porta anche da casa sua. Gli scivoloni dello Juventus Stadium o di Bergamo e le prestazioni incolori con Torino e Milan sembrano ormai un lontano ricordo. I tenori azzurri vogliono tornare a far sentire la voce chiara e forte, come un anno fa. Ci sono stati tanti Internapoli nella storia, ovviamente, dei campionati di calcio di Serie A. E chiaramente quello dell'anno scorso è un Internapoli che ci racconta di un Napoli corsaro. 0-3, ci fu anche l'esordio di Chavez al San Siro, però era un'altra Inter ed era anche più o meno un altro Napoli. Forse quest'anno è lo stesso dell'anno scorso, con un po' di convinzione in più e chiaramente qualche elemento nell'organico dei titolarissimi che ha completato alcune lacune che aveva. Ne voglio parlare con Maria Grazia De Chiara prima di avere il nostro graditissimo ospite di questo speciale Inter-Napoli di Sorrisi e Palloni. Maria Grazia De Chiara, effettivamente l'organico di questo Napoli si è completato sia a difesa sia a centrocampo per competere con gli altri livelli della classifica, ma bisogna fare ancora qualcos'altro per arrivare poi a vedere lo scudetto come un obiettivo e non come una casualità. Sicuramente, perché il Napoli può ambire tranquillamente alla qualificazione in Champions a fine campionato, almeno per il tipo di organico che ha. Per quanto riguarda l'obiettivo dello scudetto, vabbè, quello è ovviamente un po' più difficile, visto e considerato che c'è una squadra molto forte e soprattutto qualitativamente ottima, come appunto la Juventus. Io ti posso dire soltanto una cosa, sicuramente il Napoli è come quello dell'anno scorso, soltanto che mi sembra sicuramente un po' più incattivito, con maggiore fame. Probabilmente gli obiettivi sono stati comunque chiariti dalla società e in particolar modo i calciatori sanno che cosa devono fare sul campo e soprattutto che cosa si deve mirare. E poi, da un punto di vista qualitativo, innesti, sicuramente innesti che devono arrivare per me a gennaio, però anche degli innesti che sono venuti dall'estate scorsa. Torniamo però al presente, torniamo alla super sfida del San Siro di domenica in appendice alla sedicesima del campionato. Ne parlo con un mio carissimo amico e un giornalista che stimo tra tutti i giornalisti del panorama nazionale, è quello diciamo che stimo di più, questo lo posso svelare. Mimmo Malfitano, benvenuto nello speciale di Sorrisi e Palloni su Capri Event. Grazie per le belle parole che hai avuto per me e un saluto a tutti i telespettatori. Mimmo, grazie a te per aver risposto ok al nostro invito. Ti abbiamo ovviamente disturbato nel tuo lavoro, ma per farti lavorare perché voglio chiederti innanzitutto, Mimmo, arriva questa partita, noi non abbiamo snobbato Napoli PSV Eindhoven, ci siamo però voluti così concentrare su questa gara della Scala del Calcio di domenica sera, perché può rappresentare un importante crocevia per la stagione. È vero, siamo alla sedicesima giornata del campionato, però queste due squadre hanno già dato prova nelle prime 15 giornate di poter essere le reali anti-Juve del torneo di quest'anno. Certo, condivido la tua analisi, mi sembra pertinente per come è situata in questo momento la classifica. È chiaro che la partita di domenica darà un'ulteriore indicazione su chi, ma più che per stabilire se l'Inter potrà essere l'anti-Juve o meno, ma per avere la conferma, secondo me, che il Napoli è davvero l'anti-Juve, perché io non voglio discutere se il ruolo di anti-Juve spetta all'Inter o al Napoli, perché per quanto mi riguarda è già del Napoli questo ruolo, che perché finora mi pare che nessun'altra squadra oltre la Juve abbia avuto continuità nei risultati, ma soprattutto anche un rendimento dal punto di vista qualitativo così come lo sta avendo il Napoli in questa stagione. Ricordiamolo che rispetto allo scorso campionato il Napoli, se non sbaglio, ha 12 punti in più in classifica, e questo può anche essere un dato, diciamo, relativo, perché di questi tempi il Napoli era impegnato in Champions l'anno scorso e ricordiamo tutti che le maggiori energie Mazzarri le volle destinare proprio a questa competizione. Quindi io direi che
Domenica sicuramente sarà una tappa importante e scusatemi se vado un po' oltre, ma io dico addirittura che il Napoli in questo momento ha tutte le credenziali per andare a Milano e vincere. Io non credo che il Napoli possa tenere l'Inter. Mimmo, ma a proposito di questo, secondo te con quale atteggiamento Mazzarri deve schierare la squadra? C'è da guardare anche allo Juventus Stadium e a quella gara del 20 di ottobre che forse fu persa proprio nell'impatto che si ebbe, nel timore. Cioè, se qualcosa deve averci insegnato quella sconfitta e qualcosa deve averci insegnato anche la vittoria dell'Inter allo Juventus Stadium è proprio l'atteggiamento spregiudicato che bisogna avere in queste partite oppure no? Ti ringrazio perché la tua domanda fa seguito a quello che era il mio pensiero. Cioè, stavo dicendo, è vero che il Napoli può vincere a San Siro così come tra l'altro ha fatto lo scorso anno, ma è pur vero però che secondo me il destino se lo può creare da solo il Napoli, nel senso che è padrone di se stesso e di quello che potrà fare da qui alla fine del campionato. Certo, il Napoli visto a Torino ha lasciato un po' a desiderare nello scontro diretto perché praticamente ha rinunciato a giocare e si è impegnato soltanto a limitare le giocate degli avversari. Poi alla fine dagli e ridagli il gol è arrivato sempre sull'ennesima palla inattiva. A Milano io mi auguro che Mazzarri, da quello che ho potuto capire, imporrà alla squadra un atteggiamento diverso, molto più sicuramente deciso e determinato, e soprattutto chiederà alla squadra di non avere cali di tensione perché tutto sommato l'Inter riavrà Cassano e non mi sembra un rientro di poco conto, avrà Milito e Palacio che sono due giocatori di grande qualità e in area di rigore obiettivamente fanno paura a qualsiasi difesa, quindi ecco, senza distrazioni secondo me il Napoli può tornare tranquillamente da questa trasferta con un risultato positivo. Uno dei tormentoni di questa gara, ma sicuramente destinato a diventarlo per tutto il campionato, certamente è il binomio Pandev o Insigne. Pandev si è riaggregato al gruppo. Mimmo, secondo te Mazzarri deve schierare l'Insigne che stiamo vedendo nelle ultime partite oppure deve schierare il Macedone che nelle gerarchie di Mazzarri è partito come titolarissimo ed ovviamente potrebbe sentire in modo molto particolare la gara del San Siro contro la sua ex squadra Inter? Guarda, io sono, Bruno, un grande estimatore di Goran Pandev perché è un giocatore che mi piace tanto, è un attaccante con grandi qualità tecniche e poi vede la porta come pochi, però ti dico anche che in questo momento se fossi io l'allenatore del Napoli non mi priverei di Insigne, anche perché questo ragazzo ha bisogno di avere un po' di continuità e mi sembra logico e giusto che dopo le due buone prestazioni contro Cagliari e Pescara possa avere una ulteriore possibilità, peraltro non di poco conto perché a San Siro contro l'Inter comunque giocherebbe una partita vera, voglio dire, non che non siano state vere quelle di Cagliari e Pescara, però entrambi gli avversari non mi sono sembrati all'altezza della situazione a differenza dell'Inter, quindi la mia impressione è che se Mazzarri avrà la certezza che Pandev starà bene farà giocare il Macedone. E io invece se fossi l'allenatore, ma poco importa ovviamente quello che dico, farei giocare Insigne proprio per dargli continuità. E allora io ringrazio Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport, buon Inter Napoli e grazie davvero per essere stato con noi di Sorrisi e Palloni. Grazie, un abbraccio a te, un saluto ai tuoi ospiti e ovviamente ai telespettatori. Grazie, grazie a Mimmo Malfitano. Bene, questo è il suo pensiero in questo nostro speciale, in questo nostro percorso di avvicinamento alla gara della domenica del San Siro, della Scala del Calcio in posticipo alla 16ª. C'è una piccola pausa, un consiglio per voi tutti che ci state guardando e poi rientriamo perché voglio innanzitutto sentire il parere su quello che ha detto Mimmo Malfitano di Maria Grazia De Chiara, Pianeta Azzurro, che abbiamo al mio fianco. E poi farvi vedere anche tutte le schede che abbiamo preparato per zoomare un po' di più la sfida in
Inter-Napoli anche da un punto di vista dei duelli individuali. Rieccoci sulla TV degli eventi, Capriement 271, sorrisi e palloni aspettando Inter-Napoli, marcia di avvicinamento alla grande partita di domenica sera, scala del calcio. Allora, Maria Grazia De Chiara, pianetazzurro.it, che sei al mio fianco. Mimmo Malfitano diceva, si può vincere questa partita a patto che Mazzarri faccia scendere in campo la squadra con atteggiamento spavaldo. E questa è la chiave dell'incontro? Io penso di sì, c'è bisogno non soltanto di qualità ma anche di testa e soprattutto di spirito di gruppo. Il Napoli sta dimostrando comunque di avere questo spirito, ogni giocatore non gioca per se stesso, magari in parte, piccola parte per se stesso, però per la maggior parte ogni giocatore gioca proprio in funzione della squadra e percepisce gli esercizi e soprattutto i movimenti del proprio compagno, e questo è importantissimo perché io penso che l'amalgamazione sia veramente importante in uno schema di gioco. Io sono di questo avviso, è importante soprattutto scendere, come dicevo già prima, con personalità, non bisogna, cioè bisogna rispettare l'avversario ma non temerlo, anche perché questa Inter comunque si può battere, visto e considerato che aveva avuto un avvio di stagione un po' particolare, un po' travagliato, poi dopo sicuramente ha recuperato anche con la personalità di Stramaccioni che effettivamente sta facendo un grande lavoro, però c'è da dire che nelle ultime partite non sto vedendo l'Inter appunto delle scorse stagioni e soprattutto fa risultato, però non è abbastanza costante, quindi io penso che tranquillamente possa andare il Napoli a Milano a fare risultato, deve rispettare l'avversario però non temerlo, e sicuramente vedrei molto bene in campo il 3-4-1-2, visto e considerato che poi è anche il modulo più congeniale tra virgolette alle caratteristiche di Insigne. Ovviamente si parla di Pandev che dovrebbe partire dalla panchina, io mi rendo conto perché Pandev, parliamoci chiaro, rende sicuramente più in corso di partita e sono in questo momento sicuramente sì. Pandev ha qualcosa di sublime nel suo passaggio, sicuramente ha molta tecnica e quando sta in forma Pandev non ha rivali. Però va detto che adesso non sta in forma. Questo Insigne sta regalando grandi soddisfazioni, grandi emozioni, soprattutto è un giocatore che si sta facendo, e quindi come dici tu, certamente partendo titolare Lorenzo Insigne e in corso d'opera con Rampanne potrebbe essere certo, ma anche perché comunque Insigne si sta ritagliando un bello spazio, sta facendo veramente cose pazzesche, ma noi comunque non ne avevamo dubbi. Io sono dell'opinione che appunto si debba confermare la fiducia a questo giocatore e poi eventualmente in corso di partita far partire Pandev. E allora entriamo nel vivo di Inter-Napoli con gli amici di www.soccermagazine.it. Ringrazio ancora una volta Gennaro Arpaia, ma in particolare anche Tommaso Naccari, che cura la rubrica dei duelli delle gare di cartello di Serie A. Certamente la 16ª ne ha una in cartello, quella di domenica al San Siro, Inter e Napoli, che alle 20.45 si sfideranno per questo posticipo della 16ª di andata. Allora, tanti sono i duelli, ma in particolare la sfida tra Inter e Napoli è anche la sfida tra Walter Mazzarri e Andrea Stramaccioni. È in arrivo il big match fra Inter e Napoli e Soccer Magazine andrà ad analizzare i vari scontri che vi saranno in questa partita che promette molte emozioni. Il primo duello che andiamo ad analizzare è quello fra le due panchine, Stramaccioni contro Mazzarri. Il primo in carica dal marzo del 2012 sta entusiasmando i tifosi e anche le statistiche sono dalla sua. Il toscano invece siede sulla panchina azzurra dall'ottobre del 2009 e ha lasciato un alone di mistero sul suo futuro, non rinnovando il contratto in scadenza nel giugno del 2013. Andiamo ad analizzare le statistiche. Andrea Stramaccioni nelle sue 33 panchine nerazzurre ha una media di 1,97 punti a partita contro gli 1,75 di Mazzarri in 155 partite. Un altro dato curioso è quello sui giocatori utilizzati dai due tecnici, che evidenzia come le caratteristiche dei due siano diametralmente opposte. Il primo ha usato in tutto ben 42 calciatori, il secondo solo 53, considerando che ha quasi il quintuplo delle partite alle spalle. Piccola curiosità, Mazzarri utilizzò lo stesso numero di giocatori usati da Stramaccioni nella sua avventura genovese alla Sampdoria. L'unica differenza? Lì il toscano allenò per ben 98 partite. Quasi 2 anni precisi.
Altro dato interessante è quello delle percentuali di vittorie pareggi e sconfitte dei due allenatori. Stramaccioni ha il 61,11% di partite vinte, il 16,67% di partite pareggiate e il 22,22% di partite perse. Molto meno netto il divario mazzarriano tra vittorie, pareggi e sconfitte. Il toscano ha vinto il 40,96% delle partite disputate in carriera, ne ha pareggiate il 29,94% e perse il 29,10%. Il tecnico romano è alla prima sfida contro il Napoli, dall'altra parte invece Mazzarri alla 18ª sfida contro l'Inter, che è la seconda squadra più sfidata dal livornese. Il bilancio è tutt'altro che positivo, per lui 4 le vittorie, 7 le sconfitte, 7 i pareggi, con 17 reti fatte e 21 subite, una media punti di 1,06 a partita. Si prospetta dunque un bello scontro in panchina tra due tecnici che di certo sapranno regalarci grandi emozioni. Le grandi emozioni non mancheranno domenica sera al Meazza di Milano tra Inter e Napoli. Abbiamo presentato con Tommaso Naccari, con Soccer Magazine, i due allenatori, Walter Mazzarri e Andrea Stramaccioni, San Vincenzo e Roma, ovviamente i due allenatori di Napoli ed Inter. Maria Grazia De Chiara, prima di andare in pubblicità, il primo blocco di questo nostro speciale Inter-Napoli qui su Capri Event con Sorrisi e Palloni. Mazzarri ha una media punti inferiore rispetto a Stramaccioni, ma perché Mazzarri ha giocato 5 volte le gare che ha giocato Stramaccioni. Però comunque sono due allenatori, possiamo dirle, che rappresentano anche il calcio moderno. Sì, sicuramente il calcio moderno. Però Stramaccioni, vabbè, è il nuovo che avanza, considerata anche l'età di questo tecnico, un po' anche come Montella nella Fiorentina. Magari vedo comunque molta personalità da parte di Stramaccioni, sta facendo, come appunto ti dicevo prima, un ottimo lavoro con l'Inter. Io lo vedo anche il tipo molto determinato e soprattutto bello duro duro di testa, voglio dire, anche dalle risposte che dà quando rilascia ad esempio delle dichiarazioni, la sua presa comunque di posizione nei confronti della società e comunque nei confronti anche dei giornalisti per far capire come la pensa su Snyder. Bene. Quindi effettivamente c'è un tecnico molto giovane ma che sa perfettamente quello che vuole e soprattutto molto determinato. Un pochettino anche come Mazzarri. Mazzarri comunque ha la grande proprietà di aver rivalorizzato certi giocatori e soprattutto è un tecnico dalla grandissima personalità. Magari io l'ho potuto contestare, ma non soltanto io, anche i colleghi lo abbiamo potuto un po' contestare per dei cambi sbagliati a livello magari anche di tempistica, comunque delle piccole defiance. Però c'è da dire che comunque Mazzarri ha fatto un lavoro straordinario numeri, in questi anni. Ha i numeri dalla sua parte. Assolutamente. C'è poco da dire, lo ricordava anche. Mimmo Malfitano nel nostro speciale poco fa della Gazzetta dello Sport. Se il Napoli ha 12 punti in più rispetto all'anno scorso, non è una magia, sicuramente è merito del suo allenatore. Tra poco entreremo ancora più nel vivo perché vi abbiamo fatto vedere il duello Mazzarri-Stramaccioni, ma con Tommaso Naccari e Soccer Magazine guarderemo ad altri tre duelli molto interessanti: Guarin-Amsic, Milito-Cavani e soprattutto le due saracinesche delle due squadre, Samir Handanovic e Morgan De Santis. Poi dobbiamo sentire ancora il pensiero di Evaristo Beccalossi, che è la bandiera dell'Inter di fine anni 70 e 80, su questa magica sfida di domenica sera Inter e Napoli. State con noi di Capri Event, la TV degli eventi. Questo è Sorrisi e Palloni, speciale aspettando Inter-Napoli. Ben ritrovati in questo speciale aspettando Inter-Napoli di Sorrisi e Palloni da parte di Bruno Gaipa, con me Maria Grazia De Chiara, pianetazzurro.it. Dopo aver sentito le parole di Mimmo Malfitano, dopo aver presentato la sfida e aver presentato il primo duello in collaborazione con Soccer Magazine e Tommaso Naccari, cioè quello tra Andrea Stramaccioni e Walter Mazzarri, stiamo per presentarvi il prossimo duello della sfida Inter-Napoli. Prima però di entrare nell'argomento volevo ricordarvi, ve lo sto ricordando praticamente tutti i giorni e lo farò, vi annuncio, fino alla data dell'evento, il 26 di dicembre alle ore 19, c'è una bellissima manifestazione per la solidarietà che ci vedrà coinvolti. Vedrà coinvolto me in qualità di presentatore, Capri Event perché ci sarò io, e poi ovviamente i bambini e Oltre l'immagine eventi. Il mio caro amico Salvatore Riccardi, partner del circuito Sorrisi e Palloni su Capri Event, ma soprattutto partner della solidarietà. Tutti uniti per un gesto solidale. Ci guardiamo questo messaggio, è un invito, ve lo dico tutte le sere. Mi piacerebbe vedere proprio negli occhi le persone che magari ci seguono tra la radio e la TV per quella sera all'interno dell'Accademia Giuseppe Verdi.
Stati Uniti per un gesto sociale, il 26 di dicembre vi aspettiamo, vi aspetta oltre l'Immagine 20 ma anche il sottoscritto in questa manifestazione tutta dedicata ai bambini. L'intero incasso del concerto di Natale sarà ovviamente devoluto alle famiglie meno abbienti. Detto questo, siamo pronti invece per ritornare nei binari del nostro speciale Aspettando Internapoli qui su Capri Event canale 271 con Sorrisi e Palloni. Allora, grazie a Soccer Magazine e a Tommaso Naccari, ci godiamo il prossimo duello nella sfida di domenica sera al San Siro. Altro scontro nella sfida di domenica sera sarà quello tra due saracinesche, Samir Handanovic e Morgan De Santis. Il primo è nei nerazzurri da quest'estate, arrivato con un prestito oneroso di 6 milioni dopo l'addio a Julio Cesar. L'altro invece difende la porta azzurra da luglio 2009, quando fu pagato 1 milione e 7 al Siviglia. Piccola curiosità, Handanovic fu il successore di De Santis per la porta bianconera dell'Udinese. Entrambi hanno già sfidate le avversarie del prossimo posticipo più e più volte. Handanovic ha incontrato per ben 9 volte i partenopei con 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitti all'attivo. De Santis invece ha giocato addirittura 18 volte contro i nerazzurri con un bilancio equilibratissimo. 6 sono le vittorie, 6 sono i pareggi, 6 le sconfitte. Tra la scorsa stagione e quella attuale, Handanovic ha chiuso, nel vero senso della parola, per ben 23 volte la propria porta contro le 18 partite a reti inviolate di Morgan De Santis. Infine, le statistiche sui rigori. Impressionante quella del portiere slovacco, è riuscito a parare ben 22 rigori su 54 calciati, il 40,74% di quelli subiti. De Santis invece si ferma a un 5 su 42, con una percentuale più normale, 11,90%. Beh, dobbiamo dirlo che sono due saracinesche, però forse il portiere dell'Inter ha un'etichetta, quella di para rigori, perché c'è una percentuale spaventosa delle parate di Samir Handanovic, che detiene praticamente questo primato, se vogliamo, in tutta la Serie A. Maria Grazia De Chiara, chiaramente noi ci aspettiamo una partita in cui possa essere messo in difficoltà Samir Handanovic, ma certamente sarà dura segnare per tutte e due le squadre, perché hanno di fronte veramente portiere della nazionale, due nazionali, ma soprattutto due portieri con grande esperienza e che si fanno sentire molto dai difensori. Sì. Secondo me si giocherà molto tutto sulla concentrazione di questi due portieri, perché da un punto di vista qualitativo sicuramente Handanovic, devo essere onesta, lo ritengo superiore a De Santis. Oh, evviva la sincerità. Devo essere sincera, anche perché comunque lo vedo molto più sicuro, a prescindere dalla sua reputazione come pararigori, a differenza ovviamente di De Santis, che tra virgolette è una saracinesca un po' più aperta, proprio appunto in quelle situazioni, in quelle circostanze. Però sicuramente da un punto di vista qualitativo io preferisco Handanovic, però c'è da dire che il nostro portiere nelle ultime uscite sta dimostrando magari una maggiore sicurezza, diciamo che offre una maggiore garanzia a questo Napoli. C'è da dire che l'unica pecca che purtroppo ha De Santis, a prescindere appunto dai rigori, l'unica pecca sono proprio le sue uscite, perché comunque su quelle diciamo che è meno sicuro il più delle volte. Quindi io penso che da un punto di vista qualitativo sia sicuramente superiore Handanovic, però De Santis comunque potrà offrire garanzie in riferimento alle ultime prestazioni che ha disputato. Ed è sempre il terzo portiere della nostra nazionale italiana di calcio di CT, del CT, Cesare Prandelli. Ci spostiamo nel centrocampo e vi facciamo vivere il duello invece tra Guarin ed Amsic, sempre a cura di Tommaso Naccari, soccermagazine.it. Anche a centrocampo tra Inter e Napoli vi saranno scintille. Duello emblema sarà quello fra Guarin ed Amsic, sempre più rispettivi perni dei propri centrocampi. Il colombiano è all'Inter dal gennaio 2012, quando arrivò in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro, salvo poi essere riscattato a luglio per la cifra di 11 milioni di euro. Lo slovacco invece al Napoli ormai dal lontano 2007, quando Marino lo strappò al Brescia per 5,5 milioni. Il Guaro non ha mai affrontato gli azzurri, mentre Marechiaro ha sfidato i nerazzurri per ben 11 volte, battendoli 4 volte e perdendo per ben 5 partite, 2 soltanto i pareggi, soltanto 1 il gol segnato dal centrocampista Di Mazzarri all'Inter.
Nella stagione attuale entrambi hanno collezionato numerose presenze, 21 quelle di Guarin con 4 gol e 2 assist all'attivo, giocatore anche abbastanza cattivo con 5 ammonizioni, una ogni 4,2 partite in media. Sono 1415 i minuti giocati per lui. Amsic invece ha collezionato la bellezza di 23 presenze con 8 gol e 12 assist all'attivo, molto meno duro lo slovacco, con una sola ammonizione e ben 1841 minuti giocati. Infine un rapido confronto per quanto riguarda le nazionali: dall'under 17 alla nazionale maggiore, il colombiano ha collezionato 51 presenze in nazionale con 6 gol all'attivo. Sono invece 60 le presenze dello slovacco con la maglia della sua nazione, 12 i gol segnati. Bene, 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 Guarin e Amsic, altro duello, il terzo duello di questa appassionante sfida di domenica sera. Siamo nello speciale di Gabriele e di Sorrisi e Palloni, aspettando Inter-Napoli, posticipo della sedicesima di Serie A. Guarin e Amsic, Maria Grazia De Chiara, ti chiedo un intervento sintetico. Hanno praticamente quasi lo stesso numero di presenze, 21 Guarin, 23 Amsic, due presenze in più, però i numeri che ha Amsic, 8 gol e 12 assist, sono spaventosi non solo rispetto a Guarin, a mio avviso, non so come tu la pensi, rispetto a qualsiasi altro centrocampista della Serie A. Sì, Guarin è un giocatore di qualità, però sicuramente da un punto di vista proprio qualitativo e prettamente qualitativo viene battuto da Amsic. Lo slovacco, appunto, voglio sottolineare il suo ruolo, un centrocampista, però un centrocampista capace di creare, un centrocampista che comunque esprime in campo tutto il suo estro e sicuramente produce molto risultato, un centrocampista che è capace comunque di segnare, molto freddo, molto cinico sotto porta, i numeri ovviamente lo dimostrano. E poi c'è da dire che quest'anno ha dalla sua la correzione di un difetto, il fatto di essere molto più continuo nel rendimento e nella prestazione. Sarà probabilmente stata la cessione del Pocho che comunque ha fatto in modo che il centrocampista potesse ovviamente avere maggiore spazio proprio nello schema tattico appunto di Mazzarri, ma c'è da dire che questo forse gli ha portato veramente bene e soprattutto ha facilitato l'esplicarsi, comunque l'esprimere sul campo delle sue prestazioni. Veramente stiamo notando un Amsic in grandissimo spolvero. Grazie Maria Grazia De Chiari. Allora, prima di farvi vivere l'ultimo duello, forse uno dei duelli più appassionanti, quello che riguarda il reparto offensivo, parliamo di Diego Milito ed Edinson Matador Cavani, sempre a cura di Tommaso Naccari e Soccer Magazine. Prima di farvi vedere, sentire anche l'opinione di Evaristo Beccalossi ai nostri microfoni sulla gara Inter-Napoli e non solo, c'è un piccolo messaggio, 100 secondi e poi torniamo qui dagli studi di Ercolano di Capri Event. Rieccoci a questo speciale aspettando Inter-Napoli su Capri Event, la TV degli eventi con Sorrisi e Palloni. Buona serata, buongiorno, buon pomeriggio, visto che siamo ormai sparsi nel palinsesto di Capri Event per avvicinarci alla sfida di domenica sera al Meazza di Milano contro l'Inter. Il Napoli dovrà dimostrare di essere davvero l'anti-Juve e soprattutto di poter dire la sua in questo campionato anche per i vertici. Lo ha detto De Laurentiis, lo ha fatto capire, dobbiamo dare fastidio alla Juventus, dobbiamo dare fastidio soprattutto a chi vuole lo scudetto, quindi togliendo il velo dalla scaramanzia il Napoli vuole nuovamente il tricolore. Vi abbiamo promesso di farvi gustare l'ultimo duello di soccermagazine.it di Tommaso Naccari rispetto alla sfida Inter-Napoli. Beh, quando si parla di duelli lì dobbiamo spostarci in avanti, e quando ci spostiamo in avanti ci spostiamo praticamente in un binomio, quello che poteva essere l'attaccante del Napoli, Diego Milito, poi strappato dal Genoa di Preziosi con un foglietto volante ai box del calciomercato, la ricorderete la scena, quello che invece è stato l'attaccante del Napoli, comprato dal Palermo in un'estate in sordina, arrivò al posto di Quagliarella, perché poi Quagliarella fu ceduto proprio nella sera in cui lui esordì in Svezia contro l'Elfsborg e firmò la sua prima doppietta, la prima doppietta, i primi due gol degli 83 che ha fatto. E parliamo di Edinson Cavani. Quindi Inter-Napoli è anche la sfida tra Diego Milito e Edinson Cavani. Vediamo. Altro epico duello potrebbe essere quello fra i due bomber delle squadre, ovvero Diego Milito ed Edinson Cavani. Il primo gioca da luglio 2009 con i nerazzurri, quando si trasferì dal Genoa all'Inter per 25 milioni. Il secondo invece si trasferì l'anno successivo al Napoli, sempre nello stesso mese, e per una cifra complessiva vicino ai 17 milioni, la metà del suo valore attuale. Per entrambi le sfide con gli avversari del prossimo turno sono tutt'altro che inedite. L'argentino è all'ottava partita con il Napoli come avversario. Per lui 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.
sconfitte, due sono anche i gol segnati e gli assist per i compagni. Un solo cartellino giallo per lui in queste 8 sfide. L'uruguaggio invece addirittura ad 11 partite contro l'Inter, 2 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte. Sono però 4 i gol segnati dal Matador. Uno solo invece l'assist, ben 2 gialli contro i nerazzurri. Nella stagione attuale invece i due sono rispettivamente a 20 e 17 presenze. Per Milito i gol sono 7, tutti in Serie A. 8 invece gli assist, 5 in Serie A e 3 in Europa League, su un totale di 1536 minuti giocati. Ben diversi i numeri del Matador, l'uruguaggio Edinson Cavani, che addirittura ha la media di un gol a partita. Per lui 10 reti in Serie A, 6 in Europa League e 1 in Supercoppa. Sono solo 2 gli assist con 1494 minuti giocati. Infine, un rapido confronto delle partite con le nazionali dei due giocatori. Per Milito dal gennaio 2003 sono 25 con 4 marcature, molte di più quelle di Cavani, che ha collezionato 40 presenze e 11 reti, esordendo nel febbraio del 2008. Questi i dati relativi a Diego Milito ed Edinson Cavani, sfida nella sfida, duello nel duello lì davanti. Beh, Cavani certamente possiamo dirlo è l'arma in più di questo Napoli. Milito fa parte sicuramente del trio offensivo di Stramaccioni. Diego Milito al suo fianco a Palacio e Cassano. Il pensiero di Maria Grazia De Chiara rispetto a questi due attaccanti. Sicuramente, guarda, tu prima parlavi dello scambio, o meglio della cessione che c'è stata appunto di Quagliarella alla Juventus, e diciamo che ha portato poi anche all'acquisto del Matador Cavani. Però voglio ricordare che sempre qualche anno fa, quindi diciamo che nel periodo di Pierpaolo Marino, ci fu anche un duello tra virgolette inerente sempre sul mercato, inerente Dennis e proprio Milito, perché sì, può darsi, sì sicuramente poteva arrivare Milito al Napoli, poi vabbè, per una differenza di cartellino comunque si è preferito Dennis. Ovviamente ci stiamo riferendo comunque alla cara epoca di Marino, quindi, però ho voluto comunque sottolineare questa cosa. E chi lo vince Milito, il duello Milito Cavani? Secondo Maria Grazia De Chiara, Milito Cavani come finisce? Dai un voto a Milito e un voto a Cavani, non devi essere di parte. Allora, qui, no, è assolutamente Milito, per me vale un 8, però vedo molta più freddezza e cinismo sotto la porta da parte di Cavani. E soprattutto voglio ricordare che se ad esempio Hamsik da centrocampista poteva essere un attaccante aggiunto, c'è ad esempio Cavani che è un difensore aggiunto. Bene, rispetto a Milito questa, comunque va ripiegando in difesa, lo trovi dappertutto sul campo, quindi effettivamente dà una valida mano non soltanto in attacco ma in ogni reparto appunto della squadra. E il factotum del rettangolo verde per gli azzurri, Edinson Cavani. Ringraziamo ancora una volta Soccer Magazine per lo speciale, Tommaso Naccari e ovviamente anche Gennaro Genius Arpaia, il nostro Gennaro che vediamo ogni martedì qui da Capri Event. L'ultima interruzione pubblicitaria, poi state lì perché in questo speciale sentiremo anche l'opinione di colui che è considerato il genio incompreso del calcio, centrocampista dell'Inter negli anni 70, fine anni 70, inizio 80. Parliamo dell'opinionista televisivo attuale Evaristo Beccalossi, tra poco con noi di Capri Event. Eccoci nel gran finale di Sorrisi e Palloni speciale, aspettando Inter-Napoli di scena domenica 9 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Meazza di San Siro, in appendice alla 16ª giornata di campionato di Serie A. Ve l'abbiamo promesso e allora vi facciamo sentire quello che ha detto Evaristo Beccalossi ai microfoni di Radio Punto Nuovo in occasione appunto di questa sfida Inter-Napoli, che ovviamente Beccalossi guarderà con grande attenzione e sensibilità. Buongiorno, buon martedì e buon Inter-Napoli. Sì, buon Inter-Napoli, ci avviciniamo a questa importante partita. Beccalossi, io la voglio subito stuzzicare. È una gara di vertice questa di domenica sera alla Scala del Calcio. Credo proprio di sì, perché insomma Juve e Napoli sono le squadre che negli ultimi anni hanno costruito una squadra col progetto di vincere il campionato. L'anno scorso l'ha vinto la Juve. Noi abbiamo, il Napoli è sempre protagonista, perché a me non stupisce che il Napoli sia lì ormai da considerare una grande squadra pronta per vincere il campionato. Dietro a Juve e Napoli è chiaro che ci siamo anche noi, però è il primo anno che abbiamo cambiato tantissimo e un allenatore giovane, dunque qualche problemino in più ce l'abbiamo, però credo che il lavoro Stramaccioni e la società lo stia facendo nel miglior modo possibile.
Che partita sarà, Evaristo Beccalossi, visto che diciamo, l'Inter è l'unica squadra che ha battuto e rotto, se vogliamo, l'incantesimo Juventus Stadium con un atteggiamento spregiudicato. Il Napoli, al netto della partita con la Juventus, è la squadra che ha fatto meglio in questo campionato. Ecco, quale partita uscirà fuori da queste due squadre che si contendono il ruolo di anti-Juve? È sempre difficile inquadrare a livello tattico il Napoli, perché sappiamo tutti, insomma, che negli spazi è devastante. Lì l'unica cosa che, questo è quello che penso io, è che dovremmo essere, cioè mettere in campo una squadra molto corta e molto aggressiva, cercare di dare meno spazi possibili al Napoli. Anzi, se dipendesse da me, magari starei un po' più indietro, un 10 metri, farei venire io un po' di più il Napoli, per poi ripartire e cercare di metterli in difficoltà, perché sono convinto che se noi andiamo a attaccare il Napoli con gli spazi a dei giocatori che possono essere devastanti. Con me c'è Gennaro Arpaia della redazione di www.soccermagazine.it che le vuole rivolgere una domanda. Buongiorno signor Beccalossi, volevo fermarmi sull'attualità interista in particolare. Che cosa si aspettava lei da Stramaccioni, che ormai ha cominciato come meglio ci si aspettava questo campionato? Se l'Inter può ancora crescere, oppure si aspettava qualcosa di diverso dall'Inter in questo avvio di stagione? Mi aspettavo un po' più di difficoltà sicuramente, cioè vederla lì che a un certo punto eravamo considerati l'anti-Juve. Credo che il lavoro fatto sia ottimo. Noi in questa prima fase di campionato possiamo avere magari un po' di rammarico, perché in due situazioni potevamo arrivare a un punto dalla Juve, però questo non toglie che secondo me sta facendo un ottimo lavoro, perché essere già competitivo, essere lì nella scia delle prime, dopo aver cambiato tanto, dopo aver fatto delle scelte anche pesanti, perché cioè, noi ci siamo privati di Maicon, di Giulio Cesar, gente che aveva vinto tutto, inserendo qualche giovane. Dunque un po' di problemi sicuramente ce li aspettavamo, però stiamo andando secondo me molto bene. Ecco, sempre rimanendo in casa Inter, ho già avuto modo di sentire le sue opinioni sul caso Sneijder. Ecco, mi ritrovo a richiederle di nuovo questa domanda. Cosa avrebbe fatto lei al posto di Sneijder, e cosa pensa quindi di circa tutta questa situazione, ma soprattutto pensa che l'Inter abbia agito in modo corretto? Ma l'Inter è già un anno che si deve, tra virgolette, fare delle scelte in funzione anche del momento che è. 8-9 giocatori, questo l'hanno già fatto l'anno scorso, e hanno fatto capire insomma che sono attaccati alla maglia. In questo caso, secondo me, i 6 milioni di euro all'anno per 2 anni sono tanti. La società ha fatto una scelta, l'ha comunicata a Sneijder. Sneijder calcisticamente è un ottimo giocatore, però credo anche che una mano, per quello che ha fatto anche l'Inter, che è andata a prendere la Real Madrid, dove non è che avesse molto spazio, e l'anno del triplete Sneijder era considerato un potenziale pallone d'oro, mi aspetto un passo indietro anche da parte di Sneijder, altrimenti l'Inter secondo me andrà avanti per la propria strada. Prima di salutarla e ringraziarla, Evaristo Beccalossi, per essere intervenuto con noi di Sorrisi e Palloni, tra Inter e Napoli si è creata una bella amicizia da un paio d'anni. È arrivato Pandev qui ai piedi del Vesuvio, vi abbiamo ceduto Gargano all'inizio di questa estate. Gargano mi fa impazzire, Gargano è il mio idolo, non si ferma mai, sbaglierà anche qualche passaggio, però alla fine della gara in mezzo al campo da noi è un giocatore fondamentale con quelle caratteristiche lì. E Goran mi fa piacere che vada bene a Napoli, perché da noi ha fatto benissimo all'inizio, poi ha avuto un attimino un calo e invece da voi è tornato un giocatore che sa fare gol, sa fare assist, sa partecipare all'azione della squadra. Credo che sia un ottimo giocatore. Ce n'è un altro giocatore che adesso veste la casacca del Napoli che porterebbe alla corte di Stramaccioni, Evaristo? No, dai, poi vi faccio arrabbiare. E siccome ci sono buoni rapporti, ognuno teniamo i nostri, dai. E lottiamo così.
E invece per quanto riguarda l'Inter, cosa si aspetta dal mercato, se qualcosa dal mercato arriverà a gennaio? Credo che le uscite, se uscirà qualcosa, si interverrà, altrimenti la linea della società è di proseguire con questo gruppo. Bene, noi ringraziamo Evaristo Beccalossi per essere Grazie a stato con voi, noi. Grazie, buon lavoro, ciao, buona ciao. giornata. Bene, noi siamo nella chiusura di questo speciale di Capri Event, tutto dedicato ad Inter-Napoli, posticipo della 16ª giornata di campionato di Serie A. Ci auguriamo che sia stato di vostro gradimento ed ovviamente poi Sorrisi e Palloni ritornerà nella sua versione ordinaria lunedì 10 di dicembre a partire dalle 19 in diretta su Capri Event, ovviamente parlando di quello che sarà stato il match del Meazza di scena domenica sera. Poi altro appuntamento importante, perché dopo la gara Inter-Napoli, dopo la partita, subito dopo la partita su Capri Event, quindi intorno alle 22:40 circa, 22:45, ci sarà il consueto appuntamento con il post partita terzo tempo con i tifosi dedicato ad Inter-Napoli. Approfondiremo ovviamente la partita, quello che sarà stato il match, e lo farò da studio insieme ad un parterre, ma non sarò solo perché come sempre sarò accompagnato dal giornalista Nello Odierna. Quindi appuntamento domenica sera su Capri Event alle 22:40 Capri Event per terzo tempo con i tifosi subito dopo Inter-Napoli. Sorrisi e Pallone invece ritornerà lunedì in diretta dalle 19, come di consueto, con Antonello Greco, con Napoli Soccer, per rivivere le emozioni del weekend pallonaro appena trascorso. Prima di salutarci, e ci saluteremo con una sorpresa, una novità, lo abbiamo già fatto con terzo tempo la scorsa settimana, l'ultimo pensiero di questo speciale aspettando Inter-Napoli della mia compagna di avventura di questo speciale, ovvero da pianetazzurro.it, Maria Grazia De Chiara. Bruno, io ti ribadisco che secondo me se il Napoli scende in campo con la giusta mentalità, anche per la qualità dell'organico e anche per la continuità di rendimento che sta incominciando ad avere, a prescindere ovviamente dalle piccole defaillance che ci sono state per quanto riguarda Napoli-Torino e per quanto riguarda anche Napoli-Milan, però io penso che possa fare risultato a Milano. Credo che si possa giocare molto la partita, soprattutto con un centrocampo compatto, con Hiller, che voglio dire in questo momento è in grande spolvero. Finalmente stiamo rivedendo l'Hiller dell'Udinese, lo aspettavamo da, diciamo, dalla scorsa stagione, e però si sta vedendo comunque la grande qualità di questo giocatore, soprattutto nel tiro dalla distanza, un giocatore come lui effettivamente ci voleva. E poi penso che un po' tutta la squadra può fare la partita, però potrebbe essere soprattutto la partita di Hamsik. Bene, quindi bene. Sì. Speriamo in bene. Grazie Maria Grazia De Chiara, pianetazzurro.it, buon lavoro. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi della TV degli eventi Capri Event. Vi ricordo che in radio ci sentiamo tutti i giorni dall'1 alle 3, ma ci salutiamo con questa poesia, tra poesia e scaramanzia, verso Inter-Napoli. Grazie a tutti per aver seguito lo speciale di Sorrisi e Palloni dedicato ad Inter e Napoli. Tra poesia e scaramanzia. Nella casa di Moratti, da secondi in campionato, arriviamo quatti quatti, ma ormai puntiamo al primato. Da Cambiasso a Cassano, con Palacio e poi Milito, troviamo anche Gargano, ex azzurro, poi annerito. È la Scala di Milano, il Meazza, il San Siro. Tutti uniti combattiamo fino all'ultimo respiro. Anche lì vogliamo vedere la ferocia dei leoni per imporci e allontanare l'Inter del buon Stramaccioni. Forza Napoli! Napoli forza! Sorrisi e Palloni vi augura una buona serata e vi dà appuntamento a domani su Radio Punto Nuovo dalle 13 alle 15. Ritornerà in diretta su Capri Event dalle 19. Buona serata da Russo Group, Via Rossi, tipo litografia di Mario Russo. Non esiste un torto e nemmeno una ragione, ci stiamo cercando se c'è la tua opinione. La sola verità che il calcio può segnare è quella dei tifosi che possono parlare. Sorrisi e Palloni, la voce dei tifosi. Sorrisi.